andare offshore, che cosa significa veramente? Quando è possibile andare offshore? Che cosa significa costituire una società all'estero? E soprattutto quali sono le conseguenze in termini legali, in termini fiscali, in termini burocratici? Non è tutto vero quello che c'è scritto lì fuori sulla rete. Oggi purtroppo, come ben sapete, è possibile reperire una serie di informazioni ai limiti della follia, dove secondo le quali è possibile costituire qualsiasi società in qualsiasi parte del mondo e non subirne le conseguenze. Questo non è affatto vero, o meglio, è assolutamente possibile ed è assolutamente legale costituire qualsiasi veicolo in qualsiasi giurisdizione, ma bisogna farlo alla luce di una consapevolezza, se non vogliamo dire legale, perlomeno di buon senso. Quindi queste sono soltanto alcune delle domande che vengono poste all'interno dell'ebook Andare Offshore, chiaramente con tanto di risposte fondamentali per chi cerca oggi la possibilità sia di diminuire la tassazione sia di diminuire il carico burocratico, il carico amministrativo, e guarda al di là del confine italiano, sia in prima persona perché magari vuole trasferirsi e costituire la propria società all'estero, sia semplicemente perché vuole rimanere in Italia e vuole sapere la verità, vuole capire quali sono le reali possibilità di incorporare un business all'estero e appunto con quali conseguenze. Perché non è vero, come dice il commercialista, il consulente del consulente che trovate su internet, che è possibile fare qualsiasi cosa, perché molto spesso i consulenti nei quali incappate sulla rete vi danno delle soluzioni parziali o comunque vi danno delle soluzioni uniche da applicare indistintamente ed indiscriminatamente a chiunque. Quindi si aprono solo società a Dubai, si aprono solo società ad Hong Kong, si aprono solo società a Singapore, con la promessa di una tassazione che sia pari allo zero e di una burocrazia e di una contabilità che non esistono. Oggi purtroppo queste cose non è possibile ottenerle se si rimane in Italia, soprattutto non è possibile ottenerle se ci si affida al primo che troviamo in rete. Andare offshore oggi è possibile, è un passo assolutamente consigliato, ma bisogna farlo con consapevolezza, cioè bisogna capire a che cosa si va incontro, bisogna capire che ci sono delle regole antiabuso che vengono applicate sotto il profilo italiano ma anche sotto il profilo internazionale quando apre una società in un paradiso fiscale o in una giurisdizione che tendenzialmente tassa meno nel paese all'interno del quale io risiedo come socio della società, come persona fisica. Bisogna capire che bisogna guardare dove si trova l'amministrazione della società per capire se si sta commettendo un reato di estroversione. Bisogna guardare anche alla tipologia di business, alla tipologia di obiettivo. Qual è il tuo obiettivo? Ridurre le tasse, proteggere il patrimonio? Dove sono i tuoi clienti? Dove sono i tuoi fornitori? Apri una società nel Delaware, è vero che non viene tassata? Apri una società ad Hong Kong, soltanto redditi offshore, è vero che non viene tassata? Dove si trovano i tuoi clienti? È possibile che all'atto del pagamento da parte dei tuoi clienti, se si trovano in una determinata giurisdizione, ci siano delle ritenute alla fonte? È possibile evitarle? Quali sono i trattati contro le doppie imposizioni che vengono applicati in vigore nella giurisdizione all'interno della quale hai scelto, il tuo consulente ti ha detto di incorporare una società offshore? Quindi questi sono soltanto alcuni dei temi che vengono affrontati e che all'interno dell'ebook vengono spiegati, dando la possibilità a chiunque, anche non addetti ai lavori, perché chi mi conosce sa che tendenzialmente utilizzo un linguaggio assolutamente semplice, diretto, perché, ed è per questo che in questo video mi rivolgo in maniera altrettanto semplice, altrettanto diretta. Quindi andare offshore è possibile, ma bisogna farlo con cautela, bisogna farlo con cognizione di causa, altrimenti si va incontro ad un caporetto fiscale che può significare la fine della tua vita come contribuente, quindi la tua pace, la tua serenità personale prima, fiscale dopo, per i prossimi 10 anni. All'interno dell'ebook trovi queste e altre informazioni, trovi la lista delle giurisdizioni anche più importanti, la lista delle giurisdizioni più utilizzate all'interno degli strumenti di pianificazione fiscale internazionale, e soprattutto per filo e per segno ti spiego quali sono le giurisdizioni che vengono utilizzate e per quale tipologia di business. Andare offshore è possibile se lo fai con consapevolezza. Acquista l'ebook e ci rivediamo alla fine.